shopping e di cose strane di modaioli e chiacchiere, risate fra donne. Ragazze, eccoci qua, nuovo video con Nancy Amara e Carita Dolce. Come sempre, video di shopping basta, perché sei impappinata. E che siamo basta. Siamo con shopping compulsivo. Come sempre, ogni domenica siamo qua a farvi compagnia. Il suo cappello è un po' latino, folli, più di quello che siamo. Comunque, sentiamo l'aria natalizia. Se ti alzi, non spero capire. No, questa qua le piace. White Christmas, a merry heart, but a merry Christmas. Vabbè, sorvoliamo sulle parole. Hai cantato. Tu scegli dalle stelle, vorrei. We wish you a merry Christmas. Beh, cosa fa? Non è la sola merry Christmas. Manca ancora un po'. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Guarda, Nancy, come adora la tua sfera natalizia. Vabbè, però per lo shopping è bello, anche se per strada sono tutte persone matte. Comunque, ragazzi, iscrivetevi al nostro canale se ancora non siete iscritti, dove c'è anche Nancy ogni domenica qui a deliziarvi con tanti video di shopping e di cose strane di modaioli e chiacchiere risate fra donne. Allora, siamo andate da Tiger! Praticamente è molto utile. Sì, allora sì. Io ribadisco sempre, dato che ne abbiamo fatto già il video vlog dove c'era anche mia mamma, se l'avete visto, che ha detto che erano tutte cose utilissime. Già lei vi ha spiegato insomma questa cosa, che è un negozio dove trovi proprio cose molto utili. Poi diciamo che esci da là dentro molto spesso che non compri nulla, però hai speso tanti soldi. Cioè praticamente entri là dentro che dici non mi serve niente, e ecco, spendi tipo 50 euro per cose inutili, di cose che non ti servivano, quindi è così. Quindi questo è lo scontrino della nostra rovina. La prima cosa che ho trovato però è utile, Nancy, è questa. Ah, questo, eccolo qua, guardate che bello sto cappellino. Il cappellino di Natale, troppo carino. C'era anche quello classico, però a me ovviamente il rosso leopardato, bruttissimo, ragazzi. Invece mi è tutto viola brillantinato. E lei viola, lei tutto viola brillantinato e me rosso. Siamo troppo belle questi cappellini. Sì, ma non ce lo togliamo più fino a Natale. Ho detto no, me lo devo comprare. Adesso faccio tutti i video così. Il nostro cappellino costava 3 euro. Poco. Molto utile, insomma. Ma c'erano un sacco di cose di Natale. Sì, un sacco. Poi un'altra cosa che ho comprato, però questo è utile, guardate com'è carino, è troppo bello. Praticamente è un contenitore porta pranzo, pranzo fuori, perché io sul mio secondo canale, quello dove faccio tante ricettine, prodotti da supermercato, vi faccio spesso anche questi video di ricette per portarsi fuori, pranzo fuori. E infatti io appena l'ho visto ho detto, oh, lo devo comprare, è troppo carino. Io preparo sempre le merende, ma anche è molto sobrio, proprio per... Visto come è delicato, proprio che quando tipo stai fuori, tipo sul treno, lo cacci fuori, figura. Non hai vergogna, perché scusate ragazzi, ma cosa c'è? Infatti l'ha detto, lo prendo anche per te, c'era azzurro, ho detto no, guarda, vabbè dai, ha detto non ti voglio far spendere i soldi, prendine solo uno, ho detto ma dai, te lo regalo, no, non lo voglio, ho detto no. Vabbè, poi ho capito che praticamente non lo voleva perché le faceva schifo, vabbè. No, che un po' bambinesco, andare al lavoro con sto coso, vabbè. Però è carino, vabbè, sì, comunque te lo voglio prestare. Domani ti preparo il pranzo, sì, te lo porti. E registrerò anche il video, un nuovo video, pranzo fuori, che caricherò sul mio secondo canale. Comunque, questo è finito. Si è rotto, ragazzi. Addio. No, ma perché sei così sbadata? Rompi tutto, rompi. Si toglie questo da sopra. No, no, si è mantenuto bene, che è di plastica. Qua c'è il cucchiaino, quindi... ma c'era anche la forchetta. Sì, il cucchiaino è caduta. No, con il cucchiaino è uscito. Non c'è la forchetta, solo il cucchiaino. O almeno quello per i bambini, per mangiare la forchetta. Può darsi pure che a noi non è uscita la forchetta, però a me è uscito solo il cucchiaino. Vabbè, al massimo ce la potete mettere voi la forchettina dentro. E quindi questo settore qua è per la posata. Oppure potete anche fare un'altra cosa: se siete come me che mangiate molto, qua ci mettete altro cibo e questo lo togliete e ve lo mettete nella busta, così recuperate un altro spazio, per metterci qualche altro cibo. Qua mettete il primo e qua il secondo. Comunque non è tantissimo capiente, sembra grande, ma qua non c'era niente. Chi c'ha fame qua, vabbè. E me lo vuoi dare, vabbè. Comunque vi farò il video
pranzo fuori comunque per i bimbi è favoloso, ma pure per le bimbone come me. È vero, le bimbacce. E poi c'è lui che ride, che è troppo carino, vabbè. Ma abbiamo comprato i bicchieri di Tiger, famosissimi. La mia cannuccia. Il tuo è questo fucsia e mia viola, aspetta, me lo aprendo. Perché la cannuccia praticamente ci ha dato questa qua, ma ci avrebbe dovuto dare quella uguale. Comunque sì, è troppo bello. Ci avrebbe dovuto dare a me la viola e a te la fucsia. Tempo fa noi vi facemmo un altro video di Tiger, se vi ricordate, e là vi mostrammo un altro contenitore che però era fatto diverso il tappo. Questi sono nuovi e non potevamo non comprarli, cioè una cosa imperdibile. Wow, che noi li collezioniamo proprio. Comunque sono di vetro e qua sopra c'è il tappo laminato e poi c'è la cannuccia già dentro. Ci potete mettere dei liquidi, ci potete mettere l'acqua detox, vi ricordate? Però è una cosa più anche estiva. La tisana calda d'inverno, anche la tisana calda puoi metterla, essendo che è di vetro si mantiene bello caldo e poi ti riscaldi tutte le mani e te la bevi così. Ci puoi mettere un frullato, ci puoi mettere una spremuta d'arancia, sì, ci puoi mettere tutto quello che vuoi qui dentro. Casomai vi faremo vedere qualcosina. E comunque sono troppo carina, tipo il viola a me fucsia, che bello. Sfumando a campare, sì, sì. Stavo bevendo pure questa. Ok, cosa utile l'ho comprata, perché praticamente se notate che qua dentro questi acquisti sono un po' più utili, a parte gli scherzi, c'è qualcosa un po' più utile, semplicemente per il fatto che stava mia mamma con noi. E praticamente mia mamma ha fatto comprare qualcosa di utile, perché se no ha detto comprati le presine, perché dato che sapete per la casa nuova mi sto comprando un po' di cose, e allora mi ha detto comprati le presine. E queste qua sono carine perché sono gialline, non sono shabby chic. Però infatti noi quel giorno siamo andate anche in altri negozi, sì, di casalinghi proprio. Se vi piace, se vi interessa, vi facciamo vedere anche questi acquisti casalinghi. Facciamo un altro video dove facciamo vedere pure cose per la casa, tipo proprio per arredare la casa, complementi d'arredo, poi tante cose belle. Se vi piacciono, vi faccio vedere. A me piace molto questo stile shabby chic. Se non dici così shabby chic non va bene. Questo non è shabby chic, no, però sono carine, dai. Sono carine, però sono fatte tipo di filo, come se fosse tipo un uncinetto, non so come spiegarvi. Sono molto carine anche da appendere queste presine. Le abbiamo pagate? Quanto le abbiamo pagate? Aspetta, le presine? Via con i prezzi. Via sbagliare coi prezzi. 4 euro c'è scritto. 4 euro, ok. 2 però. Quindi il cappello di Natale 3 euro. Okay. E poi questo, vedi questo schiuma latte? Allora, questo l'ho trovato, shabby chic, cammino è bianco, il coso per fare il cappuccino. Faccio il cappuccino con questo. Tutto bianco shabby chic. Quanto costa? Cappuccinatore. Così si chiama. Pranzo 3 euro, cioè ragazzi, super conveniente, costa pure meno di quello di Ikea questo. Allora, schiuma latte 4 euro, allora questo qua l'abbiamo pagato. Praticamente volevo questo qua per fare il cappuccino e c'era di vari colori. C'era anche azzurro Tiffany. Però no, era verde. Verde Tiffany, vabbè, quello vabbè. È Tiffany comunque. Comunque non l'ho preso, ho preso questo qua perché secondo me si addice di più alla mia cucina, che poi vi farò vedere che è bianca. Quindi ho preso questo qua, ma è scritta da che non ci sta chiudendo. Ah, poi si preme qua, cioè veramente super. Ci vuole la pila dentro. Vabbè, comunque secondo me è già scassato. Vabbè. Sì, subito si rompono sti cose. Comunque. Mi farò sapere, mi farò un bel cappuccino. 3 euro. Questo è di mia madre, di nostra madre, vabbè. Perché mamma fa tutte le perline, ha comprato tutte le perline per fare i gioielli. Ok, ha un sacco di cose. Poi una cosa troppo utile e carina, questo qua ha comprato, sto cucchiaino. Che è troppo bellino, lo devo usare. Somiglia a bianchino. Troppo bello. Praticamente c'era bianco o nero. E poi c'è il musettino qua. Bello. Sembra tipo di ceramica. Troppo carino. Ah, ho comprato queste, me l'ho dimenticato. Le cuffie per il computer, Il telefono, sono belle. Sono fucsia, rosa e fucsia. Brava. Mi piacevano. Se sono belle. Si rompono subito. E tu con fucsia, allora sei diventata veramente Carlita Dolce. Madonna, non ti sei liberata più da sta cosa. No, io le volevo viola, però non c'erano. Quindi non è vero, dai, che ha fatto la parodia di me, si è innamorata del fucsia. Infatti, guardate, è tutta fucsia. Comunque alla fine poi abbiamo comprato anche questo qua, perché Nancy praticamente si può dire la fissazione di questo. Ma si può dire che noi siamo andate praticamente da Tiger per questi, perché noi volevamo comprare questi omini per fare i biscotti a omini natalizi. Sono delle formine d'acciaio. Esatto, per fare i biscotti natalizi. Costano 3 euro. E li abbiamo trovati finalmente, quindi abbiamo fatto uno shopping un po' natalizio, in previsione del Natale. Vogliamo fare tante ricette di Natale sul nostro secondo canale. Tutti dolci. E
con questi qua che faremo? Dei biscottini natalizi? Sì, vorrei fare dei biscottini. Vabbè, una sorpresa. Dai, faremo un sacco di ricette natalizie. Vi faremo sul nostro secondo canale, mi raccomando iscrivetevi anche a quello. Comunque poi costano poco, eh. 3 euro ne sono un sacco dentro. Ne sono un sacco, si possono fare vari formati, c'erano anche altri formati. Noi abbiamo voluto queste qua. Sì, cuore stelle, però questi erano più natalizi. Più natali, ormai è tutto Natale, che bello. Quindi questo era tutto, ragazze, ci siamo contenuti, abbiamo speso, diciamolo, 21 euro. E che schifo. Soltanto? Vabbè. 31 euro di cose inutili. Vabbè. No, 31 euro, che tu volevi questo, hai speso 31 cioè, euro. Cioè, io devo spendere solo 3 euro, invece poi vabbè. 31, e vabbè, vuoi mettere, ah? Vuoi mettere queste cose utili, il cappuccinatore, vabbè, comunque. Cose carine, carine abbiamo trovato, fateci sapere nei commenti se vi piacciono queste cose, voi che cos'altro avete comprato da Tiger, quali sono le cose che vi piacciono di più. Fateci sapere se volete il video sugli acquisti casalinghi e tutti quelli per la nuova casa di Carlita. Esatto, e mettete un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video e se volete un altro video sugli acquisti casalinghi, varie marche anche molto molto famose che sapete, io so che piacciono a tutte avete le donne. Avete visto nel vlog? Esatto, piacciono a tutte le donne, quindi vi faremo il video se raggiungeremo tanti tanti mi piace e noi vi mandiamo un bacio grande e tanti auguri, buon Natale, Gennatale, viva, ciao, ciao. Finalmente che ho trovato l'omino con il coltello, andiamo a fare biscotti, ciao ciao. Eh sì, ti sei dimenticata questi qua, cosa sono questi? Questi sono dei post-it, ragazzi, a forma di cuore, vi pensate voi, invece no, è un bidone. È un bidone perché sono bianchi dentro, non li volevamo a cuore, guardate, ma sono belli. Sono rimaste troppo male, invece il cuore sta solo fuori e dentro sono bianchi, ma che è? Cioè praticamente queste devi mettere sulla scrivania così e non li devi consumare per bellezza, perché sennò il cuore svanisce, vabbè. Ida tutta coriciosa.